Arrivando a quello che conosco, io sono di Sinistra Ecologia di Libertà, ringrazio l'invito a questa assemblea e parto su una serie di considerazioni che c'è a casa, di quelle che ci conosciamo da decenni, da quando ancora non c'era il bozzo. E la prima considerazione che mi viene da fare, sentendo il suo intervento, che condivido per grandissima parte, sia opportuno sottolineare una cosa: Treviso non è Venezia, non lo è per condizioni economiche, per condizioni storiche e per condizioni politiche. Dobbiamo partire da questo, altrimenti non ci capiamo più. Io ho partecipato alle altre occupazioni, ho dei dubbi su questa, lo dico con molta chiarezza, ma non dei dubbi riferite al fatto che stiamo occupando una proprietà privata, non dei dubbi rispetto al fatto che magari si possa parlare di legalità o di non legalità. Nulla di tutto questo, concordo rispetto a queste due cose, alle cose dette in apertura dalla Gaia e dalla tua amica compagna che è intervenuta in maniera specifica sul tema della proprietà. Il dubbio che io ho rispetto a questo è un altro. Non vi pare che stiamo riportando un po' indietro il dibattito rispetto a dove eravamo arrivati in ultima occupazione prima dell'estate? Il terreno sul quale eravamo arrivati non poneva due problemi sui quali cominciare a ragionare nel concreto? Uno, trovare una soluzione per degli spazi pubblici aperti a questa città che non ne ha. Ci siamo posti. Più il problema di chi era la proprietà degli spazi e se era legale o illegale occupare. Eravamo già più avanti. Questa sera stiamo discutendo ancora di questo. Secondo me questo dato è solo pensare. Il secondo elemento è che da allora a oggi è cambiata l'amministrazione. Che sta già comportandosi in maniera diversa. È troppo lenta? Sta facendo proposte che non ci vanno bene? Metto tutto nel novero. Ma il terreno è questo. Oggi di discutere nel concreto di come riusciamo a dare corpo a quelli che sono stati gli obiettivi delle iniziative che abbiamo svolto fin prima dell'estate e che oggi riproponiamo. Qui è il dubbio. Se questa pratica dell'occupazione oggi, in questo momento, abbia tutto il valore che ha avuto per esempio nel passato, io non ho dubbi nell'aggettivare in maniera positiva l'iniziativa del collettivo che ha portato alle passate occupazioni. Le cose che hai toccato possono essere anche lì. Volte incontrato con i protagonisti che sono qui questa sera e che mi hanno riuscito ancora delle prossime settimane. Oggi però il terreno è un altro, è il terreno sul quale complessivamente siamo chiamati a tentare di fare delle proposte o quantomeno di verificare le proposte che ci vengono da altri, in questo caso dall'amministrazione. E allora da questo punto di vista tenterei di fare mezzo passo in avanti. Nelle prossime settimane questa amministrazione affronterà un problema fondamentale, che è quello del PAT, cioè del nuovo strumento urbanistico di questa città, dove questa amministrazione, e per quanto ci riguarda come forza che è presente nell'amministrazione, diciamo, uno dei problemi del pensare ai nuovi strumenti urbanistici di questa città è quello di trovare una risposta e di costruire un progetto che riguardi i buchi neri, così li abbiamo chiamati quella volta, presenti in questa città, e dentro a questi trovare una soluzione per i problemi di accessibilità e di vivibilità di alcuni degli spazi. Non c'è dubbio, se noi ci raccontiamo delle balle, signore, che i tempi di un'amministrazione sono molto lontani rispetto alle esigenze. Non c'è dubbio che il ragionamento di un'amministrazione lavora su una complessità più grande di quella che un movimento esprime.
può progettare, ma non c'è altrettanto dubbio, e qui secondo me sta la concretizzazione di questo ragionamento per cui la democrazia e le scelte partono dal basso, che è un terreno rispetto al quale non possiamo sfuggire o ridurre a tecnicismo. Non perché magari quel che ci verrà proposto o che gli verrà proposto non possa essere criticato come tecnicismo, ma non possiamo noi partire con questa, con questo tipo di schema mentale. Perché, e finisco, torno all'inizio del mio intervento, la città di Treviso non è Venezia. E non è che dicendo questo invoco, sottolineo, dico siamo moderati, no, c'è un dato di moderatismo che viene dalla difficoltà di muoversi in un ambiente di questa natura. Noi abbiamo, credo personalmente di averlo sottolineato in un'assemblea analoga a questa, di come tutto sommato era da cogliere positivamente che in un'assemblea non di ci fosse la media borghesia di Treviso che davanti all'occupazione era contenta. Gaia, ci ricordiamo quando siamo andati a San Francesco a fare l'assemblea. Da quella platea che non è questa, era venuto un atteggiamento favorevole a questo tipo di attività. Dobbiamo continuare a far sì che questo rimanga se crediamo effettivamente che gli obiettivi fondamentali siano ridare vita culturale, politica a questa città, trovare in questa città gli spazi dove questa espressione possa verificarsi in tutta la sua bellezza. Se abbassiamo questo livello, scadono anche i nostri obiettivi e non possiamo permettercelo, credo che non vogliamo permetterlo. Quantomeno noi come sinistra e con l'Unità di Libertà non lo vogliamo fare. Per cui siamo disponibili fin in fondo su tutto e sicuramente quello a dire no a chi presume che situazioni di questo tipo possano essere risolte con lo sgombero. Dall'altra parte però diciamo ragazzi c'è un terreno che dobbiamo praticare insieme, poi ci dividiamo anche, perché sono profondamente convinto che i movimenti abbiano la loro vita, i loro tempi e le loro autonomie, così come dall'altra parte anche le amministrazioni hanno i loro tempi, la loro vita e le loro autonomie. Spesso queste cose possono andare in dissidio, allora io dico anche rispetto a questo, troviamo in questo terreno del confronto anche delle soluzioni parziali e temporanee che permettano al movimento di fare le cose per cui è nato e che abbisognano di tempi che sono completamente diversi e nel contempo permettano di costruire in questa città una situazione urbanistica e poi di pratica delle possibilità reali che sia diversa da quella.